Eccolo qua, avete visto che Alessandro nuovamente sul canale, Alessandro Oliva da Fano, ci ha fatto vedere due esercizi: Slow e Festo, Slow Muscle Up. Due esercizi che sembrano differenti, in effetti sotto alcuni punti di vista sono differenti, però sotto altri sono molto similari. Sì, esatto. Vero? Sì. Entrambi si compongono di un movimento di tirata che passa, che viene tramutato in un movimento di spinta. Esatto. E quindi sono ibridi. Per seconda cosa, entrambi si avvalgono di un movimento semicircolare che porta l'atleta sopra l'attrezzo, in questo caso la sbarra, ma ci possono fare entrambi agli anelli, alle parallele. Quindi hanno veramente tante cose per certi punti di vista similari, e poi per altri ovviamente uno sei frontale all'attrezzo, l'altro posteriore all'attrezzo, esatto. Però comunque i muscoli che intervengono possono essere anche supportarsi, no? Esatto, perché un fisico armonioso è meno soggetto anche agli infortuni. Allora, io ti faccio una domanda, ma secondo te Slow Muscle Up e Slow e Festo, chi volesse avvicinarsi a questi movimenti li potrebbe iniziare ad allenare, diciamo, insieme, portare avanti insieme nella programmazione? Sì, esatto. Uno, si possono portare avanti insieme con le dovute propedeutiche, chiaramente, senza esagerare, perché chi troppo vuole nulla stringe, diceva il proverbio. Esatto. Se dovessi dare una routine d'allenamento così al volo, la riusciresti a fare in una seduta, chiamiamo una seduta di specializzazione, dove magari noi abbiamo il nostro atleta che vuole fare sia degli esercizi propedeutici per lo slow muscle up e sia esercizi propedeutici per lo slow e festo, diciamo un livello intermedio, un ragazzo che si sta avvicinando a questi movimenti. Se hai da darmi 5-6 esercizi da mettere in una seduta per riuscire ad allenare questi due movimenti e portarli avanti insieme. Come no? Allora, il primo esercizio che andiamo a vedere sono le trazioni classiche, i cosiddetti pull up, però in presa carpea o presa falsa, false grip. Quindi questa volta mi rapporto alle parallele, vado con i piedi a terra, in Australia, quindi col corpo inclinato, non è il sedere non cascante ma inclinato, e vado a avvicinare il mento alla sbarra sparando i gomiti all'indietro. Poi Russian Dip. I Russian Dip sono un'evoluzione del dip classico che va a simulare la fase di transizione del muscle up. Quindi passo a far vedere dall'appoggio, porto giù le spalle, porto sui gomiti, porto sui gomiti e porto sulle spalle, ripeto, giù, giù, su, su. Questi esercizi sono fenomenali per il muscle up, per apprendere lo slow muscle up, e in quanto ve li consiglio per strutturare una scheda allenamento per lo slow muscle up. Per lo slow e festo anch'esso si può dividere in due esercizi, uno di tirata e uno di spinta. Il primo esercizio è il German hang, ok? Quindi dalla presa supina regolo la distanza dei piedi a seconda del mio grado di allenamento e tiro letteralmente le spalle verso la parallela, ok? Come complementare a questo esercizio di tirata vi propongo un esercizio di spinta, sempre utile per andare a strutturare le feste. L'esercizio di spinta che vi andrò a far vedere e che vi consiglio si chiama Korean Dip. Passo
a far vedere. Mi metto con il sedere sopra l'attrezzo, presa supina, non prona, presa supina, porto il sedere nel vuoto, basculo e spingo. Basculo e spingo. Devo cercare di portare il sedere in avanti, il bacino più che altro, andando a mimare il gesto della mezzaluna, quel coltello della cucina con cui si tagliano le verdure. Allora, vi faccio vedere. Ecco, avete visto, due esercizi per incominciare ad approcciare lo slow muscle up, due esercizi per iniziare ad approcciare lo slow e festo. Questi sono ottimi esercizi da incominciare a mettere nelle proprie routine di allenamento, di specializzazione per questi movimenti. Ecco, potete andare ad eseguire per ogni esercizio visto anche 4, 5, 6 serie da un numero di ripetizioni adatto un po' al vostro livello, però possiamo andare a parlare anche da 5 a 10 ripetizioni, recupero un minutino, provarla a portare avanti e man mano seguite i consigli anche degli altri video che ho fatto proprio sui tutorial dello slow muscle up, dello slow e festo, fatto sempre con Alessandro, e così da qua poi potete andare a mettere esercizi più difficili che andranno poi a portarvi a completare proprio questi movimenti. Ricordo sempre che Alessandro lo trovate a Fano, lavori presso la palestra CrossFit Factory Lab. Esatto, quindi se siete nei paraggi potete andare direttamente da lui, lascio comunque qua sotto i suoi contatti, se avete domande scrivetegli pure. Come sempre grazie per l'attenzione e ci si vede alla prossima. Ciao! Ciao. Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!